Benvenuti nella vera soffitta di Lala. Oggi vi faremo vedere un residuato bellico. Intanto vi salutiamo, siamo Lala. E Po. Oggi fa soltanto il cameraman, invece Lala sta tutta un po' sciampagnata. Allora, vi parleremo della Nouvelle Cuisine. Di Graziori Giochi. Allora, questa cucina era una cosa che costava tantissimo. Me l'hanno regalata al compleanno di quando facevo l'asilo. Io però, diciamo, non è che l'ho apprezzata tanto, infatti dove stava questa cucina io ci poggiavo solo la roba e si ammucchiava roba sulla cucina, poi è stata tolta la cucina e ci è stato messo un tavolo e si ammucchiava roba su quel tavolo, dopo abbiamo tolto. Allora, questa cucina, quindi come vi ho detto, io odiavo cucinare tutto, oggi odio cucinare, quindi adesso rispolverandola abbiamo visto delle cose che io non usavo in quel modo. Allora, innanzitutto questa cucina si poteva chiudere come avete adesso visto. Vedrete tanti adesivi che io ho attaccato, sul bicchiere ad esempio ho attaccato le cose delle banane, vabbè. Quindi la cucina usciva insieme a dei gadget, quella che ho io di colore giallo e viola sono i colori, diciamo, fondamentali. Beh, sì. Allora, ci uscivano 4 bicchieri per bere e poi ci uscivano 2 comodissime, un mestolo e un... come si chiama questo? Paletta? Una paletta, perché poi è un cuoco provetto, io non so cucinare. E questi si potevano mettere sulle rastrelliere laterali. Poi ci usciva questo utilissimo orologio, di cui io avevo già capito l'inutilità, anche non mi si dividono le lancette. Ormai incollati dal tempo. E dicevo, ma perché devo spostarlo io ogni minuto sull'orologio? È una lavagnetta che sulla pubblicità faceva vedere che si poteva scrivere, ma non ci si riusciva a scrivere. Poi c'era il fantomatico lavandino, che poi vi faremo vedere come si riempie. Quindi su questo piano c'era il frigorifero che usavo come armadietto, con 2 ripiani. Qui poi mi dice che questo è un forno, io usavo come armadietto. Ma io penso che sia un forno a microonde. Non lo so, però questo è nel mio casino di questa cucina. Ogni tanto veniva il mio vicino di casa, che era maschio, ma amava questa cucina e me la rimetteva a lucido. Quindi la vedete così, invece prima era piena di roba. Perché avevo anche altri set di pentole e via e via dicendo. Qui c'era una friggitrice, quindi... Come, scusa? E qui c'era un coperchio che poteva essere messo sulla friggitrice quando non ci c'era. Qui c'era un cestello, credo che sia per la frutta. Qui ci sono 3 fornelli comandabili con queste manopole. Come si scalda? Quest'altra manopola forse era per il forno che si trova giù. Perché questo è un forno, ma io credo che questi adesivi ce li abbiamo usati, magari non ho visto la drittezza. Ah, sì. Questi non abbiamo, questo l'avevi visto? No, vabbè, è un forno, ma veramente c'ha 2 griglie e una teglia, quindi queste mani usate, proprio io amavo le cucine, un regalo azzeccatissimo. Poi qui c'era la lavastoviglie che adesso ho scoperto, perché adesso ho una lavastoviglie, prima non ce l'avevo e a casa, quindi... Poi mi ha detto che questo era per mettere cosa che andava nella lavastoviglie, invece lo utilizzavo come scola posate. Poi ci sono 2 cassettini e qui sono uscite anche delle posate, dei coltelli, forchetti e cucchiai. Poi ci uscivano anche dei piattini rosa, fondi, e ci uscivano anche 4 piatti piani. Qua di lato c'erano questi sportelli che si aprivano. E quindi questo dovrebbe essere uno scolapiatti. No, non lo so. Dove si potevano riporre i piatti. E voilà. Mamma mia, fantastico. Io invece dall'altro lato, sinceramente non so cosa sia, però si apre sempre. Questo forse era per quando si cucina, ci servono sempre dei piani in più per appoggiare, oppure io pensavo fosse un tavolino. Questa cucina poi si apre anche così. E qui puoi riporre altre cose, ma io non riponevo mai niente perché questo, non si poteva alzare questo piano. Quindi c'è una teglia, sotto era zigrinata ma ci ho attaccato un adesivo, una pentola per friggere oltre alla friggitrice oppure per sfadellare e una casseruola con coperchio. Ora vi facciamo vedere come funziona il lavandino, che era la cosa più moderna, non mi seguire, più moderna di questa cucina. Non mi seguire. Allora, bastava rabboccarlo d'acqua, speriamo che non ci sono delle perle, e questo lavandino, questo diciamo rubinetto è una pompetta che da sotto prende l'acqua e la dovrebbe ributtare sopra, ma non lo dovrebbe. Fa. Dovrebbe. Forse me l'ho messa a bocca, vediamo un po' se funziona.
Non funziona più. Potete vedere sotto c'è un forellino. Dovrebbe prendere l'acqua da lì, ma poi il tecnico non la prende. No, non va. Non va, però comunque prima funzionava, ma non è che buttasse tutta quest'acqua. E questa cucinetta mia mamma non l'ha buttata, non si sa perché. Però l'ha tenuta. Che bella la vista. Quindi, adesso si è impuntato che deve stare questo rubinetto. Sì. Intanto Lala vi saluta. Ciao!